In tutti gli evangelisti troviamo che Gesù si rivolge a destinatari appartenenti ad una specifica classe sociale, alla folla, agli scribi e ai farisei, ai peccatori e malati. L'episodio che oggi ci racconta l'Evangelista Luca prende insieme due rami della classe sociale dei giudei, e cioè gli scribi e i farisei e i pubblicani e i peccatori. Usa la stessa parabola per parlare ad entrambi i gruppi. Questo può far scuotere in noi già una prima domanda, e cioè a quale classe noi apparteniamo? Se dalla parte di coloro che si ritengono i puri e che sentono questa provocazione della parabola della pecora smarrita e della moneta perduta come modo per tutti noi di saper accogliere chi è perduto e quindi essere noi prima di tutto custodi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, per essere come il pastore o come la donna, capaci di prendere l'iniziativa e saper accogliere tutti coloro che incontriamo per saper scorgere la presenza di Dio. Oppure vivere questo Vangelo come lontani ed esclusi dalla società per sentirci ancora una volta abbracciati dalla sua misericordia che ci prende per mano come il pastore fa con la pecora per ricondurci al gregge. Da entrambe le posizioni emerge che l'iniziativa su di noi è proprio di Dio, è Lui che fa il primo passo per scuotere le nostre coscienze, aiutarci ad entrare in un clima sempre più comunitario, dove nessuno è chiamato a vivere la perfezione da solo, ma come salvato dal pastore che rappresenta Dio e che si rallegra ogni volta che torniamo a Lui. Buona e santa giornata a tutti.